L'Inter non fa sconti, Mourinho eliminato, poi parleremo ovviamente anche di Mourinho. Andiamo ad ascoltare le parole di Simone Inzaghi ieri al termine della partita, ben felice che insomma la sua Inter abbia rialzato la testa. Era una partita scivolosa, come abbiamo detto, perché arrivava dalla sconfitta nel derby, ci si appresta a vivere la trasferta al Maradona contro il Napoli, e insomma era abbastanza insidioso uscire ieri con la Roma, avrebbe potuto creare qualche crepa in più. Invece l'Inter è scesa in campo con la mentalità giusta e in qualche modo Simone Inzaghi risponde o tocca dei temi che, Danilo, tu hai trattato nella prima parte di trasmissione sul fatto del calo dell'Inter, il calo a un certo punto delle partite, perché l'Inter smette di comandare le gare e in qualche modo crolla lasciando campo agli avversari. Ascoltiamo la sua risposta. Ma io penso che chiaramente comandare la partita non è semplice, lo stiamo facendo quasi sempre, poi bisogna mettere in conto che ci sono anche gli avversari che si chiamano Roma, che si chiamano Milan, che si chiamano Napoli, che si chiamano Liverpool, quindi probabilmente bisogna mettere in conto che ci sono dei momenti dove la squadra deve sapere soffrire. Stasera penso che ne abbiamo avuto poco, però quei momenti abbiamo sofferto insieme e abbiamo tenuto la porta inviolata. Fa una bella gimcana, eh? Sì, un bel dribbling. Chiamala anche arrampicata sugli specchi. Buongiorno, buonasera, caro signor... Caro signor Inzaghi, la partita l'hai persa te, molto prima della squadra. Hai sbagliato i cambi e io ti dico, da fanatico, e sottolineo, ogni tanto mi do del fanatico, ma è così... Io non posso accettare di perdere il derby e lasciamo via altre partite. Non posso accettare di perdere un derby che per 70 minuti ha giocato solo l'Inter. E cosa hai fatto? Sei troppo cattivo, però. Ti sono venute delle idee, evidentemente, che sono risultate poi sbagliate. La differenza tra... Caro signor Inzaghi Simone, il derby l'hai perso te, molto prima della squadra. Perché è troppo cattivo? Perché può avere sbagliato un cambio e mezzo. Tutti e tre li ha sbagliati. Sai, quando perdi... Io sono del parere che tu hai un ciclo di partite importanti, hai i giocatori che sono un po' spremuti, perché abbiamo visto che Brozovic non è lo stesso giocatore di un mese fa. Hai la partita in mano al 70esimo, il Milan non aveva fatto niente, ti puoi permettere di fare però dei cambi. Però solo 1-0, sì, Riccardo. Sì. Ma infatti la differenza che c'è tra il derby e ieri sera, che ieri sera hai fatto 2-0. Non avevi chiuso il derby. No, è vero. Ma infatti la differenza tra il derby e ieri sera è che ieri sera hai fatto il 2-0, perché anche ieri sera sul 1-0 la sensazione è che non sia più l'Inter di un mese e mezzo fa, c'era, perché la Roma aveva preso... veniva giù spesso in area di rigore. Però detto questo, hai perso il derby, Rogic il derby, hai perso male il derby, non bisogna però dimenticare tutto il lavoro che è stato fatto da agosto ad oggi. Cioè l'Inter è in testa alla classifica con una partita in meno, è agli ottavi di Champions quando non ci andava da 10 anni, è in semifinale di Coppa Italia, l'attacco migliore del campionato e la seconda miglior difesa, ha perso 2 partite su 24. Siamo sull'argomento derby. 2 partite su 24, cioè cosa vuoi dire? Cioè ha sbagliato una partita, come sbaglia Lautaro Martinez il rigore dell'andata che costa il 2-0 all'Inter, può sbagliare anche Inzaghi un cambio. Non si capisce il perché, la giustificazione di quei cambi lì, non sono assurdi. La partita è completamente cambiata. Franco, ma lo faceva anche a Roma? Difettava nella lettura e nella gestione delle partite anche con la Lazio? Sì, lui ha questo, secondo me, l'unico difetto che ha Simone Inzaghi. Cioè quello come che mettesse il pilota automatico al 70esimo, o perché il giocatore che cambia perché è ammonito, o perché lo cambia per scelta tecnica, lui sempre. Addirittura mi pare una partita arrivò a cambiare Immobile e Milinkovic e Savic. Ah, San Siro con l'Inter, però, mi ricordo. Ecco, io francamente voglio spendere... Due parole su Inzaghi, perché dico che a me piace più l'Inter di Inzaghi di quella di Conte. Questo secondo me a livello di gioco. Vabbè, quello sì. No, ma quindi voglio dire, qualche merito ce l'avrà questo signore, no? Primo, però io dico ha passato il turno di Champion, è in semifinale di Coppa Italia, è in testa alla classifica. E francamente la sua squadra gioca bene, poi ci può stare, ha perso 2 partite in campionato.
Quindi voglio dire, sono del parere che l'anno scorso Danilo che dice questa roba non è da deve andare Gianni, a coltivare le capre, ma io l'ho sempre considerato un allenatore di seconda fascia. Ma l'anno scorso, l'anno scorso non andava bene, l'anno scorso non andava, che cambi idea, come l'ho cambiata su tale. Abbiamo passato due anni a criticare Conte perché non cambiava mai. Cambia, lui è fissato coi suoi. Adesso critichiamo Inzaghi perché ripeto, però è vero anche che fai tre cambi, allora, uno Perisic perché si fa male, allora, impoverire la squadra di Brozovic e Çalhanoğlu vuol dire che tu la qualità la perdi. La differenza è sottile, è il derby, ok? Cioè Inzaghi ha sbagliato, può aver sbagliato purtroppo nel derby, altre volte ha fatto dei cambi azzeccati. Fuse, io ho cambiato idea su Lukaku, figuriamoci se non, se non cambio Lukaku, idea su ha segnato il gol decisivo nella Inzaghi. Semifinale di... Il campionato del mondo per club, il Chelsea ha vinto 1-0 e sfiderà il Palmeiras in finale proprio grazie a un gol di Lukaku. Marcello, dicevi? Dicevo che loro minimizzano, sento Fusato minimizzare, dice ma tanto abbiamo perso solo una partita, tra l'altro io non ho detto così. Comunque, cosa hai detto? Io ho detto. Adesso hai detto proprio, hai detto, abbiamo poi perso due pari con la Lazio e con l'Inter, non è che abbiamo poi, e col Milan, non è che abbiamo poi perso Caracchè. Ma tu sai da dove siamo partiti? Ti ricordi da dove siamo partiti? Sì, voglio finire, volevo concludere il mio ragionamento. Cioè, hai perso il derby e ti ritrovi il Milan a un punto, e il Napoli a un punto. Cioè questo è il problema, che tu puoi perderlo un derby, dici va bene, è andata così, ma il problema è che ti ritrovi un campionato che sembrava chiuso e immediatamente riaperto. Però abbiamo una partita in meno, contendenti. Abbiamo una partita in meno, Marcello. Sì, vabbè, però, però un attimo, questo Bologna-Inter che ce la state menando. Cioè Bologna-Inter, sembra che l'avete già vinta. Che hai detto che devi vincere? Lo so. Ma voi loro hanno già detto che l'hanno vinta. Io non voglio. Hanno chiesto di vincere. Voglio dire una cosa. Io non sto dicendo. Non sono uno che non vede le cose, eccetera. Voglio essere equilibrato su Inzaghi, no? Perché ribattevo quello che diceva Danilo. Cioè Inzaghi può aver sbagliato un cambio. Secondo me non abbiamo perso per i cambi di Inzaghi, però va bene. Ma ricordatevi da dove siamo partiti. Che l'Inter quest'estate era tagliata fuori da tutto perché aveva perso Lukaku, Hakimi ed Eriksen. E l'Inter era. Ha cambiato il gioco all'Inter. Però e Conte. E l'Inter era quarta, quinta, sesta. Si è fatto il funerale. L'Inter è riuscito. Mi pare che ricordi male. Non ricordo male. L'Inter ricordi male, al derby di andata era meno 7 dal Milan. Giudizi così negativi in estate sull'Inter. Come no? L'Inter era. Com'era l'aggettivo smembrata? Sì, non è neanche iniziato il ciclo. Finito tutto. Perché? Perché poi Conte, quando va via, ti lascia le macerie. Si diceva le stesse cose. E quindi lui, poverino, si è messo lì, aziendalista al massimo. Però scusami. Allora, va bene tutto. Allora, tu parti e sei a meno 7 dal Milan. Poi però recuperi, superi tutti, ti prendi anche un bel margine di distacco, però adesso sei stato risucchiato. Questa è la realtà, sono stato risucchiato. Adesso però... il campionato che tutti ti davamo per già vinto, non è più già vinto. Sono tre squadre. Sì, ma ho capito, e adesso c'hai delle partite importanti. Ma tu importanti. Non puoi dire che la stagione Inter. Dell'Inter tu cosa pensi? Che Napoli te la regala. Ma non te la regala, ma io non sto dicendo, ma non puoi. Marcello, non lo dico per fare una guffata, lo dico con grande obiettività. Non solo sei immischiato con due squadre, ma io non do mica per morta lì la Juventus a 8 punti. Guarda, della Juventus parliamo tra l'altro, perché punti, non ne facciamo. Io pure penso che la Juve non ce la faccia ad agganciare per tempo la lotta a scudetto, però non trovo proprio scandaloso e comunque sbagliato che chi vuole sognare possa pure pensare che in un campionato così particolare, dove gli sconvolgimenti sono abbastanza frequenti, ce ne possa essere ancora qualche altro che porti la Franco, io non lo dico per scaramanzia, non lo dico per scaramanzia, però ci sono in ballo 45 punti. Non è che siamo alla 36esima o alla 37, siamo alla 24esima. Devono crollare in tre, però. Hai capito? E devono crollare in tre. Però, sai.
devono coronarne in tre, ma ci sta tutto. Però ci potrebbe stare tutto. Ecco, l'obiettivo del quarto posto mi sembra un po' riduttivo. C'è una frase fatta: mai dare la Juve per morta. Tiziano, la vedi ancora in corsa potenzialmente per lo scudetto? Sei d'accordo con Allegri che dice: noi giochiamo sull'Atalanta? Secondo me non. Sentilo. È pericoloso fare delle ipotesi di arrivare al massimo traguardo. Secondo me la Juventus deve vivere la giornata sicuramente migliorata come organico, sicuramente è più competitiva di quanto non lo fosse prima, però di qui a dire è da scudetto mi sembra francamente esagerato. Anche perché secondo il mio punto di vista il nostro campionato è difficile anche quando incontri delle squadre che non sono di assoluto valore. Milan ne sa qualche cosa, insomma. Assolutamente. Prossimo turno Atalanta-Juventus domenica sera, lì forse capiremo qualcosa in più. L'Inter rischia veramente molto, io credo, perché ripeto, non bisogna, nel calcio tutte le società ci hanno sempre fatto vedere che prima di un grande evento di Champions League c'è comunque non quella totalità di impegno, di concentrazione, c'è inquietudine di... No, certo. Comunque... La Juve non gioca la settimana prossima, gioca quella dopo. Ok, io quindi parlavo di Inter. C'è ancora un pochino. Tu stavi parlando dell'Inter. Io stavo parlando dell'Inter. Io vi direi che in realtà sono due, perché c'è l'Atalanta domenica e il Torino venerdì l'altro. Ma io ripeto, il Napoli al Barcellona giovedì poi. Sia un risultato, cioè l'obiettivo del quarto posto per la Juve sia riduttivo, perché secondo me con l'Atalanta io credo che l'abbia già fatta la Juventus il quarto posto. È vero, manca una partita all'Atalanta, però non vedo l'Atalanta degli scorsi anni. Ha perso un sacco di punti in casa e la Juve anche ha perso tanti punti, però se andiamo a vedere il cammino della Juventus delle ultime 10 partite vediamo un'altra società. Poi mi faccio ascoltare Massimiliano Allegri. Volevo farvi ascoltare José Mourinho, perché ieri è stato il ritorno per la prima volta da avversario dell'Inter. Grande festa a San Siro, striscioni, canti, cori e poi 2-0 e Mourinho è andato a casa. Queste le sue parole in sala stampa. Il modo come mi hanno aspettato qui, il modo come signor Zhang, signor Marotta, Javier, un fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita, la gente che è stata super simpatica con me, questo è il lato emozionale che solo posso ringraziare e non nascondere mai che il mio rapporto con l'Inter e le sue gente che è un rapporto eterno, questo non si nasconde, è una cosa che si sente. Però sono venuto qui per vincere, sono venuto qui per fare per la mia Roma e la mia gente, che oggi è la gente romanista. Non siamo riusciti a vincere la partita, però si dimentico, non posso dimenticare, però se faccio un blocco ai primi 5 minuti della partita, ho visto una Roma che ha giocato molto bene contro una squadra che non è facile giocare bene contro loro. Oddio, Franco, una Roma che ha giocato bene mi sembra un po' audace come giudizio. No, per me ha visto un'altra partita. Però il gol del secondo... La Roma non ha giocato bene. Non ha giocato bene, ha avuto qualche sprazzo. Ha avuto loro nel primo tempo. Parte, ha avuto l'inizio... Mica tanto sprazzi. Paralizzante. Approccio proprio sbagliato che l'Inter poteva però fare. Ha avuto due o tre occasioni clamorose. Sono quali? No, quella di Zaniolo. Ma di è fuori gioco. Primo tempo doveva fare tre gol. Voglio dire, ha fatto il gol del 2-0, ha chiuso la partita nel momento migliore della Roma. Sì, ma stava pressando. Era pericolosissima. Ma insomma, mancava ancora il quarto d'ora. Hai voglia. Il presupposto che ci sono un po'. Ci sono delle situazioni in cui Mourinho... Comunque quella dell'Inter è una vittoria meritata. Assolutamente sì. Penso non ci siano dubbi. Senza dubbio. Anzi, io ne ho ricavato impressioni favorevoli proprio rispetto al derby. Cioè, pensavo di trovarla... Psicologicamente labile, sì. Hai ragione. Sì, invece ho trovato la solida Inter che domina. Ecco, però la Roma ti lascia di quegli spazi enormi.
dove una squadra con le caratteristiche dell'Inter e sa far circolare bene la palla, a parte che ha fatto due gol meravigliosi, uno più bello dell'altro, due gol veramente belli. Ma la Roma ti concede tanto sul piano del gioco. Sì, però ti concede, però ricordatevi che dopo un quarto d'ora c'è stato il gran gol di Dzeko, la traversa di Barella, sì, appunto, che non è, e poi quella palla a fil di palo. Cioè, dopo un quarto d'ora la Roma non esce, sembra come la Lazio stasera, cioè non esce in campo. Sì, è quello che stavo dicendo. Non... Ragazzi, la Roma è a 14 punti dalla Roma. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di però fatto. Mourinho, che sia così, cioè Mourinho, l'abbiamo detto prima, è in fase calante. Io, per me, è un ex allenatore dell'Inter. Ci sono quelli che guai, bate, perché lui fa l'avversario. Ricordiamo tutti che gli effetti. In Inghilterra ha fallito due certo, volte. Poi a me ha dato fastidio due cose: quando è scappato a Madrid e poi quando ha fatto quella battutina sugli stipendi a inizio anno. Sì. Insomma. Ragazzi, due minuti.